Chiara Manzi da ragazzina aveva un colesterolo da paura, costretta a mangiare solo cibi sani, privi di gusto. Così ha deciso di studiare biologia, chimica, nutrizione ed oggi è alla guida di un progetto integrato che promuove l'arte di mangiare buono ma sano e la cucina anti-aging di qualità. Scopriamo come con Giovanna Greco. Ho un colesterolo familiare molto alto, sono sempre dovuta stare a dieta, sono stata la mia prima paziente. La dietnutrizionista Chiara Manzi. Dimagrire mangiando due dolci al giorno è possibile. Lunghe ricerche scientifiche all'Accademia Europea di Nutrizione e Culinaria. Chiara Manzi di Parma ha scoperto come sostituire lo zucchero con dolcificanti antiossidanti, i grassi con fibre prebiotiche, al posto del sale, tecniche diverse e cotture sotto. Ricchi di antiossidanti, ricchi di fibre prebiotiche, a basso indice glicemico e da un apporto di sale, zuccheri e grassi molto limitato. Ricca invece la presenza dei polifenoli. Nasce a Bologna il progetto Cucina Evolution. Centinaia di ricette sane, gustose, gluten free, validate da Certi Quality per la sicurezza nutrizionale, che valorizzano però i piatti tipici della cucina italiana. Prendiamo un primo, l'amatissimo cacio e pepe. La puzza del cavolfiore è molto simile alla puzza del pecorino, quindi insieme si armonizzano, sembra una crema esclusivamente di pecorino e invece tre quarti della crema è costituita da cavolfiore, ricco di sostanze antinfiammatorie. L'arte della cucina si fonda con la scienza della nutrizione senza rinunciare al fritto. In cucina si prepara una cotoletta di melanzana. Nata in farina di riso e curcuma e poi passata in mais e quinoa. Ma il trucco sta soprattutto nella frittura con shock termico. Abbattiamo la melanzana a meno 20 gradi e la friggiamo a 170. In questo modo l'acqua all'interno del prodotto sublima e l'olio non riesce ad entrare nel prodotto. 110 calorie per una mousse al cioccolato, come uno yogurt alla frutta. La mousse al cioccolato Evolution è fatta con una panna a zero grassi e senza casein. Abbiamo studiato come ricreare la cremosità e il sapore della panna utilizzando l'albume, utilizzando al posto dello zucchero il nostro dolcificante naturale a zero calorie, si estrae dalla frutta fermentata e si chiama eritritolo, e diamo quella cremosità tipica della panna con la fibra di cicoria, l'inulina Excellent. 670 calorie per un menù anti-coronavirus, solo la tradizionale cacio e pepe ne conta 800. Sicuramente è un menù che aumenta le nostre difese immunitarie. La ricerca scientifica è andata avanti. Nel 2020 possiamo difenderci dai virus, aumentare le nostre difese immunitarie anche mangiando cacio e pepe fritti e dolci. Nasce così il primo food delivery col patrocinio del Ministero della Salute secondo le linee guida dell'OMS. Pasti studiati e realizzati da professionisti consegnati a domicilio in tutta Europa in 48 ore. Mandiamo a casa tutta la settimana, dalla colazione al pranzo a cena, uno non deve comprare niente, mangia due dolci al giorno, fritti, pasta, pranzo e cena e si dimagrisce da 1 a 2 kg a settimana.